piccolo sunto di quello che è successo. Ho provato a rifare la battaglia con l'ombra di Cie per vedere se riusciva a ottenere la carta. L'ho uccisa un'altra volta, ma nel mentre stavo renderizzando un video, ho detto ok, faccio un po' di avanti e indietro, ho livellato alcune cose e ho ottenuto alcune cose. E come pensavo, per riprendere una persona devi pagare. Stessa cosa succederà nel fonderla? Può essere. Vorrei tentare una fusione a triangolo per vedere cosa otteniamo. Ho ottenuto Angelo, Ukubak, Slime, Apsaras e Sandman. E otteniamo Anzu di livello 15. E se lo fondiamo con Angelo otteniamo Kaiwan. Kaiwan, aspetta. Ah no, è questo, ok. Ho un dubbio, io non so che elemento sia Cie, ma se la tipa che adesso salveremo e che sicuramente si aggiungerà al gruppo avesse il fuoco, otterremmo una persona debole. 35? Wow, ma cosa sei? Cos'è? È Jim Carrey! Terribilmente spiacente, non sei a livello abbastanza alto. Lo immaginavo, Igor. Lo immaginavo. E questo ci porta al punto di... le fusioni triple al momento non ci servono. Però se fondo Slime e questi qua ottengo Ouroboros, che è tra l'altro del livello del mago. Se lo facciamo domani però, con il mago otteniamo anche Zio. Tra l'altro ho ottenuto anche alcune carte e abilità, che per il momento io gli consegnerei anche. Detto questo, lasciamo la stanza di velluto per oggi e andiamo ai magazzini Junes. Altra parentesi prima di proseguire. A che livello è Cie? Cie è livello 4, no. Siamo un po' troppo avanti, Yosuke. Siamo andati un po' avanti io e te. Infatti il combattimento, non vorrei dirlo, ma è stato troppo semplice. Cioè, oddio, essendo preparato questa volta non è stato troppo semplice. Ero preparato. Ok, ci siamo tutti. Conferma la situazione, esamina le previsioni del tempo. Le previsioni della settimana erano... quindi, abbiamo tempo fino a giovedì o abbiamo tempo? Ehi, ne sei veramente sicura? Certo, non posso sbagliarmi, ho controllato due volte. Entriamo nella TV. E va bene, prepariamoci. Mi chiedo... ma giusto curiosità la mia, che tipo di elementi avessero tutti gli altri protagonisti come prima persona, appunto i protagonisti degli altri persona? Se non ricordo male, Orfeo dovrebbe essere fuoco, poi abbiamo Joker che è oscurità, lui che è elettrico rimane fuori, persona 1 e persona 2, ma chi lo sa. Sei in ritardo. Se non ti fossi fatto vedere mi sarei messo a piangere. Dici che non c'è tempo per questo? Oh, hai ragione. Andiamo a salvare la ragazza scomparsa. Vi porterò al castello. Da qui puoi salvare le vittime scomparse. Mentre cerchi le persone sparite dovrai affrontare le ombre. Quindi dovrai comprare attrezzatura migliore e potenziare persona. Puoi recuperare HP e SP persi in battaglia contro le ombre tornando a casa tua riposando. Ma questo farà avanzare il tempo. Grazie. Dopo alcuni giorni di pioggia diventa più probabile che cali la nebbia. Salva gli scomparsi prima che arrivi la nebbia o perderai. Allora, sulle previsioni abbiamo visto che c'è solo un giorno di pioggia, il che quindi non mi preoccupa. È solo uno. Fammi sapere quando sei pronto, sensei. Ok, io intanto faccio un salvataggio. Quindi questo, a differenza dei Memento, è il mondo della TV, il mondo dove vive Teddy. E c'è anche la porta per la stanza di velluto, ok. Quindi qua noi possiamo ogni volta tornare a salvare. Questo rende molto meno utile il salvataggio rapido. Il salvataggio rapido lo usi to. Devi andartene, ok, faccio un salvataggio rapido e via. Mentre se c'è la possibilità facile di uscire e rientrare da ovunque sia questo dungeon, perché io ancora non so il nome di come si chiamino i castelli, palazzi, programmi TV, quello che vogliono essere, ma se posso uscire e venire qua, salvo ogni volta e esco. Oppure salvo, esco, ritorno e vado e livello, come ho fatto adesso. Ci penserò io a fare strada. Cerca Yukiko. Ok, facciamo strada. Ed eccoci arrivati, infatti. Ma se io tipo vado di qua, posso ritornare, perfetto. Tu hai qualcosa da regalarmi come l'altra volta? Ah, giusto, ecco, prendi. Go home. Questo è quello che ti fa uscire dal dungeon. Se ti è difficile tornare, usa questi. Oh, visto? Grazie. Attenzione!
Allora, sensei, posso disturbarti un secondo? Questa zona sembra diversa dall'ultima volta. Temo che potrebbe nascondere delle insidie. Ma ci sono io con te, non ti preoccupare, sensei. Lascia fare a me, ti mostrerò la strada. Puoi vedere l'area che ti circonda dalla mappa? Sì, grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Puoi mandare richieste d'aiuto e andare in soccorso di altri giocatori attualmente collegati ad internet. Se vuoi usare questa funzionalità, seleziona l'icona SOS. Volevo vedere. CIE è del carro e utilizza danno fisico. Resiste al ghiaccio ed è debole al fuoco. Quindi lei è lo Yusuke di questo gioco. Carina però la sua persona. A livello estetico mi piace di più lei di lui. Però giusto, ora abbiamo un angelo. Izanagi è molto più bello fino adesso di queste qua che abbiamo visto. Poi vabbè, angelo è sempre classica, l'abbiamo già vista più di una volta. Io non mi fido mai dei forzieri. Vabbè che siamo all'inizio del gioco e quindi Mimic difficilmente penso che ne vedremo. Però sai com'è, non ci si può mai fidare, no? Parentesi, Izanagi è diventato talmente forte che è sciotto questi mostrini. Tra l'altro sono solo deboli al fulmine. Gli altri elementi non li ho mai provati, quindi penso che li colpirò e basta. Ah giusto, Cie, dobbiamo cambiarti le tue tattiche. Bravo Yosuke. Carta? Che bello. Mano arcana. Che cosa otteniamo? Oh, aspetta, le carte sostituiscono effetti diversi, ma pescando una carta con un 1 in più potrai pescare subito un'altra carta. Ottenendo tutte le carte della tua mente si attiverà un bonus speciale. Non farti scappare questa occasione. Una carta in mano diventa una persona. Va bene? Guarda, non mi dispiace, questa già ce l'abbiamo, quindi otteniamo la chiave del forziere. Prendere tutte carte ottieni un bonus speciale, eh? Interessante da sapere. Allora, dobbiamo cercare come l'altra volta le scale. Se riusciamo ad arrivare alle spalle del nemico, e questo l'ho appreso continuando a fare indietro durante questa fase di allenamento, diciamo otteniamo il bonus d'attacco e attacchiamo per primi sicuro. Come appunto Igor ci ha detto, cerchiamo di ottenere più carte possibili. Ho scoperto anche che la mano... metà del denaro, eh? Allora, facciamo questa. Poi questa. Peccato, ce l'abbiamo già. Dovevo fare prima quella e poi quella lì. Ah, giusto, era un più due. Ok, ottenendo tutte le carte, bonus perfetto. Garantirei i seguenti benefici. Al termine della prossima battaglia si verifica al 100% una mano arcana. Il numero di carte che potrai pescare partirà da più 2. Minchia. Le carte persona che già possiedi, le carte con effetti negativi si trasformeranno in carte differenti. Minchia, il bonus perfetto è fantastico. Ottenere ancora più carte. Questa volta il denaro è diminuito, ma a questo giro di denaro direi che siamo bellamente a posto. Se ne abbiamo 15.000. Quindi vabbè, per questo giro se abbiamo ottenuto cos'era? Meno di 100 yen cambia veramente nulla. Ho sentito un rumore di catene. No, non può essere. Mi ha colpito prima lui. Merda. No, ero distratto. Ero distratto perché il rumore di catene mi fa venire in mente solo una cosa. Le tattiche. Ecco, esatto. Anzi, facciamo che ci guardiamo. Non pensavo avrebbe fatto due colpi d'attacco, sto deficiente. Allora. Porca troia, Cie. Brava. Abilita Garu. No, sono scemo. L'avrei ottenuto comunque. Sono un cretino. Quindi, bonus perfetto. Allora. Io farei cambia in arcano. Va bene. Cambia in arcano di nuovo. Ottieni una carta abilità. E più tentativo. E questo giro che me ne è rimasto uno in più, me ne daranno ancora uno in più? Scusami, ora che avevo un 1 che mi avanzava, partirò sempre da più 2 o partirò da più 3?
se partiamo da più 3 è figa. Oh, bonus perfetto tutta la vita. No, ma vi chiedo scusa perché il rumore di catene a me ha portato alla mente una sola ombra che poteva farlo. C'è un solo nemico che mi fa venire in mente il rumore di catene. E non è nulla di buono. E non è nulla di buono. No. Ecco qua. Attacco semplice perché tanto e abbiamo comunque la mano arcana garantita, quindi vado tranquillo. Ecco fatto. Allora, vediamo. Più 2. Ma io, scusami, se mi decido di fermare, vabbè che tanto non ha senso, però non ha senso fermarsi perché così ottieni il bonus perfetto e al prossimo giro hai sicuro un'altra mano arcana. Però Pixie non la voglio. Nocciolo di pesca. Però il rumore di catene è sparito di già. Scoperta la posizione delle scale, puoi spostarti immediatamente nel piano successivo attraverso il menu dei comandi. E questo già lo so. Però non c'è più nessuno. Mi sembra strano che avessero messo quell'ombra. Sensei, stai bene? Non sei stanco? Ah, giusto. Se vuoi tornare indietro e non hai voglia di camminare, puoi sempre usare le cose che ti ho dato all'ingresso. Ma non ci penso neanche a usare il gom. Piuttosto uno uso questo. Ah no, non ce l'abbiamo? Forse perché questo piano ancora non l'abbiamo esaminato. Avverte qualcosa oltre quella porta? Vuoi aprire la porta? Allora dammi un secondo. Tieni un nocciolo di pesca e tieni un nocciolo di pesca. Penso che siamo pronti. Avverte qualcosa? Eccola qua, di già. Yukiko. Amaki, busika. Yatto mitsuketa no ni. È la sua ombra. Nanka hen. Palese. Ara? Surprise gesto? Donna fu ni karande kureru no? Moriagatte maimashita. Lontano da qua, Yukiko. Esatto, era impossibile che fosse già qua, dai. La caccia al suo principe azzurro. È un programma televisivo. Yukiko, non vedi l'ombra blu? Non vedi gli occhi gialli? Lontana da qui. Itte kimasu. ま、今のユキコ、どういうことなの?まさか、あれ。そうかね。多分、俺らの時と同じってか。でも、データラメに騒いでたわけじゃないクマ。本物のユキちゃんは何かを見せたがってる。それをはっきり感じるクマ。なんていうか、この後ろそのものがあの子に関係してるっていうか。 Beh, è sicuro che Yukiko non voglia avere l'albergo e voglia scappare da questo posto. Molto probabile. Penso che lei freghi relativamente niente di ereditarlo l'albergo. Senti delle voci provenire da qualche parte. Fra poco arriverà il mio principe. Aspetterò qui, ora e per sempre. Sento delle voci, ma percepisco soltanto voi e le ombre qui attorno. Fate attenzione alle ombre e continuate ad avanzare. Le ombre hanno un raggio visivo molto ampio. Se ti vedo cominceranno subito a inseguirti. Se un'ombra ti raggiunge c'è possibilità, sì, vabbè. Se sei alle spalle di un'ombra, grazie, lo so, l'ho già fatto. Ho già avuto possibilità. No, pezzo di merda. Vabbè, per fortuna eravamo viso a viso, quindi. Cos'è? Mano incantata. Vabbè. Tanto abbiamo
Vabbè, prima uccidiamo lui. Dicevo, tanto abbiamo il coso arcano garantito. Ne dubito che sia debole al vento. Che sia resistente a tutto mi sembra un po' troppo comodo. Ed è scappato. Allora, recuperiamo HP, punti esperienza aumentati e resistenza. Resistenza dell'appeso e HP e punti esperienza. Esatto, C è salita di livello. Forza, resistenza, fortuna. E tra poco impara Bufu. Allora, io continuerei ad utilizzare Angelo perché a livello di statistiche mi sembra al momento migliore di Izanagi. Anche perché resiste sia al vento che alla luce. Non penso ci siano elementi oscuri per il momento, anche se lui ne è immune. Che poi è bella, dai, guardala qua. Ma è una cara. Mi chiedo, e ne dubito, però mi chiedo se in questo gioco ci siano muri segreti. Ne dubito, altamente anche. Però sarebbe figo se dentro uno di questi muri ci fosse una porta che ti porta anche solo a un forziere nascosto. Allora, Ciccio, a cosa sei debole? Penso a nulla. No, al fulmine non è debole. Perfetto. E niente, io continuerei ad attaccare lui. Visto che prima è scappato l'amico. Ah giusto, non ha ancora il ghiaccio lei. Perfetto, è morto. Aspetta, sì, lo so che lo ammazzo, però. Speravo in una mano arcana, sincero. Va bene, a proposito, dai. Eccoti qua, quello è un forziere dorato. Il che vuol dire che molto probabilmente mi servirà la chiave. Per fortuna un paio ne abbiamo, quindi vado sul tranquillo. Oh, pensavo sarebbe scappato, sincero. Perfetto. Carte? Bene. Allora, cambia in una persona. Va bene, cambierà sicuramente. Ah no, ammetto che pensavo mi avrebbe tolto questa. Bene. Questo è un ottimo modo per recuperare HPSP ogni tanto. Ok, forziere, con una chiave ne abbiamo 7. E smoking elegante. Ma è un equipaggiamento o è... Allora, ci diminuisce di 1 l'elusione. A saperlo non compravo un'altra cotta di maglia, ma in realtà i soldi li avevamo, quindi tanto valeva veramente comprarla per 3.000. Chi poteva immaginare? Allora, in realtà sì, potevo benissimo immaginare che avrei trovato un equipaggiamento. Scale? Sì. Potevo benissimo immaginarlo che avrei trovato un equipaggiamento in questa zona. Altro forziere. Con un nocciolo di pesca. Ombra? Ombra rossa? Aspetta. Perché penso sia pericolosa? Mi sembrano pericolose. Resiste al fulmine. Mancato il vento, fantastico. Ok, come si dice, al fisico non resistono almeno. Ed è debole al vento. Dai, almeno quello, bravo Yosuke. Dai, che tiriamo giù un'altra mano arcana. Certo, certo, assolutamente, vai. No, Chie è ancora vivo. Che sfiga. No, non colpite Chie, poverina. Allora, io farei che attacco quello più debole nella speranza... No, non fuggire, cretina. Non prende punti esperienza così. Non ucciderlo, per favore. Speravo in una mano arcana.
Ma in questo caso Cie, no, non prende punti esperienza la deficiente perché è scappata. Io capisco, Cie, poverina, però, dai. Va bene tutto. Quindi, ombre rosse, nuovo nemico. Usiamo Angelo, che usa il vento, visto che possiamo portarci almeno in vantaggio. Abbiamo già trovato le scale, però, giustamente. Ma in questo gioco, quindi, i dungeon sono così... carino. È corvo nero, però... Dovrebbe essere Yatagarasu in formato persona. Ed è molto probabile che sia elemento fuoco e quindi debole al ghiaccio. Molto probabile. E non penso di avere persone che abbiano il ghiaccio. Proviamo Angelo, ma dubito che... No, sono un cretino. Dubito che sia debole al vento. Infatti. Proverei con... Ho sbagliato. Non volevo usare lo sprint. Volevo usare il fulmine. Però dicevo è molto probabile che sia debole solo al ghiaccio. Di nuovo persone, Izanagi. Ci provo ma dubito. No, è debole incredibilmente. Cavolo, a saperlo prima. Vabbè, amen. Un'ombra dal forziere, è un mimic? No, è Yatagarasu. Allora, addio al corpo. E quando mai? Abilità, zio, 1. E abilità, zio, 2. Tanto lo ammazzo. Ah, è sopravvissuto, complimenti al corvo. Tra l'altro il modello è molto bello. Davvero molto bello il modello del corvo. 86. A livello di danni con questa mossa non facciamo moltissimo. Allora, uno in più. Due in più. Direi assolutamente preso. Assolutamente. Quindi, adesso che abbiamo l'eremita, non verrai scoperto. Quindi gli possiamo andare alle spalle tranquilli. Ah, ma i punti esperienza non era il denaro. Vabbè, fa niente. Yosuke è salito comunque di livello. Ha ottenuto una pietra vitale. E c'è un altro forziere. Bombra? No, un petardo. Va bene. Vai al piano successivo. Benvenuti. Grazie per aver scelto la pensione Amagi di quest'oggi. La vostra stanza è da questa parte. Fateci sapere per qualsiasi cosa abbiate bisogno. Di che cosa parlava quella voce? Questo posto non è una locanda, è un castello. Te l'ho detto, è probabile che lei... Non voglia quella locanda. Di nuovo tu, Bravo che hai aumentato la difesa. In ogni caso... Ah, ma è vero, cavolo, già lo facevo il... No, aspetta. Ah, è vero, era debole al vento. Non al fulmine, sono scemo. Vai, assaltatelo. Tanto il coso arcano ce l'abbiamo già al 100%. Ho sbagliato. Tra l'altro è resistente, quindi... Potere magico. Allora. Io te lo impedisco col cazzo che ti faccio fare qualsiasi cosa tu voglia fare. Vai, Angelo! E ora sei abbastanza debole da probabilmente morire. Se nessuno viene respinto, è morto. Perfetto. Vediamo. Ancora. Quindi 1, 2, 3. Per i punti esperienza che abbiamo perso prima li otteniamo adesso. È uguale per i soldi. Quindi un po' pochi, ma va bene. Almeno otteniamo qualcosa e ci sale di livello, che al momento è ciò che ci serve. Soprattutto per Bufu, che sai, un elemento ghiaccio ora come ora. Qualcuno mi aiuti. Come faccio? Non ho capito. L'ho aiutata o no? Vabbè, in ogni caso. Poi lo attacchiamo di nuovo. Poi di nuovo con Yosuke attacchiamo col vento. E in teoria dovremmo riuscire ad ucciderlo. Spero. Andata bene. Vai.
Più carte otteniamo già a inizio gioco, meglio è, molto probabile. Che poi io sono rimasto qui un po' a livellare ed è vero. Ma io devo per forza. Vabbè, per ottenere di nuovo quello perfetto, tanto vale farlo. Cioè, allora, ho visto che c'è annulla, quindi in teoria puoi benissimo anche dire di no. Però che stronzo, scusami, il gioco mi ha detto che ogni volta che ottengo quello perfetto, le carte negative mi si cambiavano in carte positive. Ma non è vero. O meglio, forse la carta positiva è ne ottieni due, però soldi o esperienza di meno. Spilla del ghiaccio, Non è propriamente positiva come bonus. Spilla di ghiaccio, Riduce i danni da ghiaccio del 10%. Ok, questo lo teniamo da parte per chi sarà debole al ghiaccio. E a questo punto immagino sarà proprio Yukiko. Questo posto comunque come estetica è molto bellina. Come dungeon è molto semplice e lineare alla fine. Cioè, io non so se appunto tutti i dungeon, quindi di Persona 4 e Persona 3 e chissà anche i precedenti, fossero così. Nel senso, in Persona 5 il dungeon è strutturato in una maniera precisa, cambiano i memento. E vabbè, ma quelli non sono propriamente considerabili. Oh, dungeon. Sono sì dei dungeon, ma non è un castello, non è sto programma, non è niente. Credo sia debole al fulmine. Ho sbagliato. Perché schiaccio triangolo? Perché c'ho ancora in mente Persona 5, io te lo dico io perché. Allora, abilità. Proviamo il ghiaccio. No, non è debole al ghiaccio. Quindi è forse debole all'elettricità. Mi serve sapere quali persone, anzi quali nemici sono deboli a quale elemento. Perché poi se ne vedo altri d'estetica simile posso successivamente immaginarlo. Uccidiamo lui che sta accumulando potere magico. Persona, Angelo. Ma più che altro la gente non lo sa, cioè loro due non lo sanno che io posso cambiare persona. Non se ne sono accorti ancora? Che brutto. Dai su, morite. Ma finché non mi usano in sprint gli attacchi magici, a me va bene lo sprint. Ti semplifica le azioni, diciamo. Allora, non mi cambiare quella, brava. Ah, già ce l'ho. 1, 2, 3. Ecco fatto. Forse avrei dovuto... Stupido. Dovevo prendere per l'ultima quella. Avrei dovuto prenderla per ultima. Non ci ho pensato subito. Adesso che lo so, quando abbiamo già il coso arcano, spilla di ghiaccio di nuovo. Una gliela do a Cie. Che per il momento, metti che l'attaccano col ghiaccio, quella è un po' più debole, almeno si protegge un attimo. Forziere? Certo. Tranquillo, non ci vedono. Ed è di nuovo lui, Vabbè, attaccatelo. Che tanto non ha particolari attacchi. Quindi è utile da sapere che lo sprint fa l'attacco e basta. Cioè va in automatico. Aia. E attacca. Di nuovo, mano arcana. Ecco fatto, bonus perfetto. Ma le carte che aumentano le statistiche, cioè, allora, va bene tutto, ma sono rotte. Cioè, parliamone un attimo. Se io adesso stessi qua per 13 ore, se io stessi qua 13 ore e mi mettessi a farmare solo le carte e continuassi a ottenere per puro culo 99 carte di aumento di forza, noi già a inizio gioco potremmo in teoria, dov'è? Avere una persona potentissima fin dall'inizio. Aspetta, lui era debole al fulmine? Non mi ricordo. No, era... gli facevo danno, ma non era debole. Vabbè, almeno. Allora, a te di nuovo, Garu.
Ma giusto perché così resti ancora a terra. Bufu sarà debole. Scopriamolo subito. Debole al ghiaccio, perfetto. Buono da sapersi. Così almeno finalmente sappiamo come atterrare anche la manina. Ok, mano arcana. Già ce l'abbiamo entrambe. Forziere, eccolo qua. Che cosa c'è dentro? Una perlina rigenerante. Ok, noi siamo a metà vita, quindi direi già di curarci il minimo indispensabile. Scale, abbiamo visto già tutta la mappa? Sì, perfetto, proseguiamo. Dov'è? La sento, deve essere su questo piano. Wow, per caso voi siete i miei principi? Sono imprigionata qui, salvatemi. Sono certa che i miei principi ce la faranno. Affronteranno qualsiasi pericolo per liberarmi da questo luogo. Vi aspetterò. È molto strano, fa attenzione. Ecco fatto. Allora, ovviamente, prima di andare a salvarla io farei ancora un po' di giri per livellare un po' almeno Cie. Ma niente di eccessivo, è giusto per almeno appunto dargli qualche punticino esperienza in più per farla, non ti dico arrivare all'8, però ecco fatto. Bravo Yosuke, vai di nuovo. A livello di SP mi sembra che siamo messi abbastanza bene. Nel senso, penso di poter affrontare un eventuale boss fight tranquillamente, giusto? Vediamo, mano arcana. Abbiamo di nuovo ottenuto Angelo, che è cambiata, perfetto. Quindi io farei questa, evita, la diventiamo, cambia persona. Va bene, Angelo già ce l'avevamo. Allora, più che altro è strano che cioè, almeno io, se avessi avuto possibilità, avrei fatto in questo modo. Ottieni la stessa carta di una persona che hai già, proprio dentro di te, nel senso la stai usando. Se ottieni la carta... Mi hai teletrasportato, vedo. Dicevo, se ottieni la carta... prendi punti esperienza. L'abbiamo preso, perfetto. Ah, è un bagarozzo. No, ho sbagliato. Perché è quadrato per cambiare persona, cacchio. Perché mi sa tanto di bagarozzo debole al fuoco? Forse no. Debole al ghiaccio, perfetto. Io pensavo di attaccarlo con un petardo già, ma va bene così. Uccidete. No, è ancora vivo. Mannaia. Tanto vabbè. Dicevo, tanto vabbè, il coso arcano lo otteniamo comunque. Due nemici, perché c'erano due ombre nella stessa zona. Lui è carino. Lui sembra uno di quei dadi antistress. Vabbè, è un dado palesemente, però proviamo con Izanagi. Vediamo se uno dei due è debole al fulmine. Non so se è debole al fulmine, almeno il critico gli abbiamo dato. Lui no, secondo me è debole al vento lui. No, che culo. Uno dei due muore, forse. No, entrambi? No, uno dei due. Allora, ma sì, attacchiamolo. Porca troia. No, l'esplosione non me l'aspettavo per niente. Perdi una carta pescata. Facciamo così. Scusa, se pesco questa e poi faccio questa. Ah, no, è una carta da pescare, non una carta pescata. Ma no, non è lo stesso significato, dai. Non è la stessa cosa. Non è perdi una carta pescata. Io pensavo, prendo quella lì che ho appena pescato, ovvero perdi metà dei punti esperienza, ce la togli. Aveva senso così la frase. Vediamo, ombra? No,
Scudo di diamante. Sarà un resistenza al ghiaccio, forse? Scudo di diamante. Brevemente la difesa di tutto il gruppo. Ah, addirittura. Anche meglio di come pensavo. Ma ancora? Ma scusami, perché mi teletrasporti ogni volta che arrivo qua? Forse perché non vuole farmi tornare indietro? E io torno indietro così allora. Toh. Cretina. Ah, comunque è vero, siamo tutti carenti di energia. Meno male che dalla vecchia ho comprato questa. E uscendo e rientrando da un piano, speravo di andargli alle spalle. Aia. Dicevo, uscendo e rientrando da un piano, speravo appunto di non rievocare le persone. Ma va bene, va bene. Attacchiamo proprio lui. Ci sta bene, scemo. Ora controlliamo, giusto per minuzia, se loro sono deboli anche al ghiaccio. No, non sono deboli al ghiaccio come pensavo. E allora zio a uno. Ecco qua, bravo che sei anche resistito. E zio a due. Vabbè che in realtà che stupido. Io continuo a fare ste cose per ottenere la mano arcana, ma la mano arcana ce l'abbiamo già al 100%. E lui ovviamente è sopravvissuto perché sei speciale lui. Ma in ogni caso lo faccio anche perché mi semplifico la battaglia fare così. Quindi ho sentito un pirick strano. Livello persona su. Ah, facciamo le cose in modo giusto. Uno, due. Sì, va bene. Oh, che culo. Va bene. La tua carta è imperatore. Aumenta i zanaghi di uno. E otteniamo un po' di HP SP. Che questo ci fa bene. Ma siamo aumentati anche noi? Ah, per puro culo abbiamo fatto tutti e due assieme. Va bene. Va bene, va bene. Anche i zanaghi... mi va bene che livelli un pochino. Quindi di qua adesso la strada sembra bloccata. Quindi è lei che mi sposta, mi impedisce di tornare indietro e di andare in quella direzione. Perché fai così? Vuol dire che in quella zona lì c'è una cosa che ancora non dobbiamo vedere, immagino. Però fino alla porta almeno ci posso tornare. Ok, forziere di nuovo con un'altra ombra all'interno, fantastico. La nostra carissima compagna di classe non vuole che andiamo in quella zona, vuole che proseguiamo. Anche questa sarà chiusa? Mi continua a teletrasportare. Oh! È dorata! Eh sì! Allora... se il gioco funziona come i precedenti persona, in teoria questo fa danno fisso. Perché ho un dubbio, perché essendo dorata secondo me funziona come i cristalli di... come si chiama? Di persona 5. E se questi funzionano come appunto su persona 5 dovremmo dargli, come si dice, lo status infiammato. No, ha resistito. Resiste agli attacchi, Aumenta l'attacco, danno... è sicuro che resista anche agli attacchi fisici, sicuro. O c'ha un elemento che... o c'ha un elemento che gli fa più danno degli altri. Bravo Yosuke. E ne dubito. O questo scappa e basta. Credo che... aspetta. Eh no, continua ad evitarmi i miei attacchi, quindi boh. No, non resiste agli attacchi fisici, almeno quello. Secondo me scappa, molto probabilmente. A meno che... non tiriamo su un critico. Sta manina qui scappa, sicuro. Non voglio farla scappare perché voglio... voglio vedere cosa ci dà. Dai.
Ma con Munderò. Non solo mi ha atterrato e mi ha quindi fatto anche perdere per niente HP e SP, ma se n'è pure fuggita la merda, eh. Anche questa è bloccata. Ancora? Ma che palle! Basta! Allora, aspetta. No! Ma che stronzo! Non vedevo! La telecamera mi ha impedito di vedere! Merda! Cos'era debole lui? Al ghiaccio, ok, quindi... No! Attacchiamo lui! Anche lui resiste, eh? Attacco diminuito, che novità! Allora... Zio! Quanto mi infastidisce che quello sia scappato! Non avete idea di quanto mi infastidisca! Quindi resiste anche agli attacchi fisici, però sei ancora atterrato. Perché sei andata su di lui, Cie? Io ho mirato sull'altro. Dio mio, Cie. Allora, al vento non gliene frega niente, quindi lo attacco. Giusto per fargli un po' di danno. Ecco qua. Io ho mirato lui, perché ha colpito l'altro? E ora, vi prego, uccidetelo. Sopravvissuto perché ci ha scacciato via. Bello resistente l'amico, eh. Bravo. Merda. Devo curarmi. Critico. E quando mai? E niente carte. Uffa. Bloccata anche questa. Avverto qualcuno oltre questa porta. È l'odore di quella ragazza. Vuoi aprirla? No. Prima voglio finire il giro, perché probabilmente, appunto, anche questa porta era bloccata e ci teletrasporta via. Ok, in teoria siamo pronti. Io vorrei curare un po' gli SP, ma non mi è rimasto molto se non questi tre pomodorini che ci curano 20 SP. Devo ringraziare la signora dentro il centro commerciale che me li ha venduti. E devo ringraziare il fatto di aver avuto un po' di soldi in più. Eccola qua, col suo cavaliere. Il mio principe non perderebbe contro guardie simili, vero? Ah, non ne ho mai visto uno così forte. Ci sta attaccando. Carino però l'estetica. Bellino. Attacco aumentato, eh? Allora... Aumenta la precisione, l'illusione di un alleato, silenzio un nemico. Allora iniziamo a vedere a cosa è debole. Forse al ghiaccio, molto probabilmente. Ti sta bene. Aumenta la difesa, riduce la difesa, aumenta l'attacco. Proviamo a diminuirgli la difesa. Ecco, fatto e vai. Cie. Ghiaccio? No, non è debole a nulla. Neanche al fisico a questo punto. No, il fisico è... lo possiamo colpire. Va bene. Zio? Neanche a quello. Vabbè che poi a livello di attacco non mi sembra che ci faccia così tanto danno, quindi... Ecco. Questo può essere pericoloso. Allora... A questo punto guardiamo un po' tutti. Ecco, sarebbe stato anche peggio se non ci fossimo parati. Bravo, bravissimo, bravissimo. Vai, assaltiamolo. Sì, tanto è ovvio che sei ancora vivo. Però almeno gli abbiamo fatto un po' di danno extra. Ho sbagliato, dovevo colpirlo. Taurane! Tossico addirittura, bastardo. Allora, adesso ci curiamo dal veleno, Bravo Yosuke, bravissimo. Ma sì, dai, proviamoci. Di nuovo, ancora su di me.
Ok, aspetta, oggetti. È incredibile che non abbia nulla per ricaricare i punti vita. Com'è possibile? Mettiamo Angelo e uso... Peccato, pensavo di avere la cura. Dannazione. Eh no, c'è la Yosuke. C'è la Yosuke, quindi... Non resta nient'altro che attaccare. Curami abbastanza. Vabbè, 58 ci sto. 58 va bene. Guardia, non possiamo rischiare. È andata bene, dai. E ora speriamo in un critico, così lo assaltiamo. Ti prego, tiralo giù. Di nuovo, ma che palle sto tossico. Niente, ci ho sperato in un critico. Ci ho sperato, volevo ottenere una carta. HP SP, ora puoi creare persone di livello 12. E vai. Beh, a livello di livelli siamo andati bene, no? Tomoe, salita di livello, livello 10. Dai, non sta andando male. Chiave di vetro. Se sei veramente il mio principe, ci incontreremo di nuovo. Sono solo un'anima intrappolata. Non potrei abbandonare questo posto, neanche se lo volessi. Non la percepisco più. Oh, sensei, stai bene? Sono sicuro che abbiamo ancora parecchia strada da fare. Non sforzarti troppo. Se sei stanco, dovresti tornare indietro. No. Ti dico una cosa. Non lo farò. Piuttosto mi faccio curare da Yosuke, che per 3 SP voglio dire tutta la vita, e continuo ad attaccare senza usare le magie, ti giuro, piuttosto. Quindi ora in teoria dovremmo smettere di teletrasportarci, giusto gioco? Mi sembra di sì. Ok, forziere con ombra. Ecco fatto, stavolta col cazzo che mi vieni da dietro. Tu eri debole a che cosa? Non mi ricordo più. Al fulmine, perfetto. Quindi vai di Izanagi. Uno. Perfetto. E due. Bravissimo, tanto non li tiriamo giù. Io farei così. Se riusciamo, saliamo ancora di un piano. Saliamo ancora di un piano. E una volta che ci arriviamo, o magari anche due, brava Cie, bravissima, magari anche due, dov'è il coso dell'audio? E appunto, se ce la facciamo ancora, saliamo ancora di un altro piano. Se non dovessimo, farei la cosa più ovvia, ovvero torniamo indietro e rientriamo domani. Così, nel mentre, una volta rientrato, faccio ancora di nuovo tutti i piani per un paio di volte, cercando di salire di livello. E appunto anche racimolando un po' tutti gli oggetti, possibilmente. Go home. Guarda un po', è esattamente quello che avrei voluto. Ed eccoci alla porta numero 2 chiusa, che è quella delle scale, ovviamente. Allora, appunto, io proverei ancora a fare questo piano. In altre parole, pur essendo una manager, è ancora al liceo. Ah, è la reporter. Vedo già i titoli dell'apertura. Vediamo se riusciamo a intervistarla. Mi scusi. Silenzio. Yukiko-san, posso chiederti di una cosa? È vero che quella presentatrice alloggia la vostra locanda? Zitto, zitto. Un giorno, però. Ma a parte questo, wow, sei veramente splendida in kimono. Dovete avere un sacco di ospiti maschi. Lasciatemi in pace. Mi date la nausea. Non capisco il senso di tutte queste voci, ma sento che ci stiamo avvicinando. Stringete i denti. Finché Yosuke mi cura con 3 SP. Un re, Dicevo, stringo tutti i denti che vuoi. Ghiaccio, vero? Lo immaginavo. Allora, Garu. Ah no, lui era debole. Oh, che stupido. Lui era debole al fulmine, non al vento. Ogni volta li confondo. Comunque, aspetta. Ho già provato col vento su di lui? No, vabbè, proviamoci. Resistente il pezzo del re, vedo. Allora, attacchiamolo. Abilità, zio. E dovrebbe andare giù. Perfetto. Rimani solo tu.
evocazione ai... È una pia... Che schifo. Ma ti prego, uccidilo. Uccidiamo prima lui, prima che evochi altra roba, va? Ecco fatto. Agagau. Secondo me questo è debole al fuoco. No, incredibile. Ma Dio mio, ma chi ha avuto l'idea di fare una statua di un bambino neonato con un fiore in testa e farlo combattere? È un'idea orribile. Mamma mia. Allora, oh, roba nuova, dai. Carino. La carta è Nata Taishi. A questo giro non mi andava di perdere punti esperienza. Più che altro mi sembra strano, e non vorrei che sia così, o magari è solo all'inizio, che ogni persona la devi allenare singolarmente. Cioè, tu perlomeno in persona 5, o almeno non mi ricordo se era così anche all'inizio, ogni volta che prendevi punti esperienza li prendeva tutta la tua pool. Ma quanto siamo di soldi? Aspetta, 25.000 yen. Non male. Allora, forziere. Secondo me c'è un'ombra. Meglio. Così non abbiamo dovuto sprecarci in combattimenti. Di nuovo ci teletrasporta, dite? Secondo me no. A questo giro no. Ecco fatto, eravamo abbastanza alle spalle. Questo deve essere tipo l'alfiere. E sono abbastanza sicuro resista ai colpi fisici, vedendolo così. Ok. Resiste al vento e al ghiaccio. Vabbè, attacchiamola. Ok, non è resistente, sta accumulando potere magico, quindi speriamo che crepa prima. Di poco. Perfetto. Carte? Vai. Abbiamo, cambia in persona, cambia in arcano. Ti prego non cambia. Vai a cagare, però. Persona nuova, dai. Un trucco che mi sento di tenere in considerazione al momento. Prima cambia arcano, poi cambia persona. Perché mal che vada, se cambiamo in arcano c'è la possibilità che ci dia un'altra volta quella di cambia in persona e quindi ottenere un altro più uno. Teniamolo in considerazione, perlomeno. Teniamolo almeno in considerazione come idea. Allora, devo essere sincero, il sistema dungeon così non mi dispiace, perché alla fine non è il primo gioco. Oh, di nuovo. Eccola che scappa. No, mi ha attaccato prima lei. Nel momento in cui ti atterra, ti scappa. Ho un'idea, visto che prima ha funzionato col petardo. Ci facciamo scorta di attacchi che fanno danno fisso. Questi qua, tipo i petardi. Con 3-4 petardi secondo me lo ammazziamo, sicuro. Perfetto. Quanto vorrei che facesse un critico al pezzo del re. Di nuovo il nostro turno, perfetto. E eccolo che si è rialzato. Attacco diminuito. In realtà non è il male, anzi, perché così ti atterro meglio. Abilità, zio, ecco fatto. Così forse non muore neanche. Bravo. Attacco. Bravo, cazzo. Complimenti. Tra l'altro è in mutande quel re. Me ne sono reso conto adesso. Morti? Perfetto. Quanta roba. Allora, magia in più, eh. Allora, cambia in arcano. Ma che pezzo di merda. Magia. L'ha fatta apposta. L'ha fatta apposta. Cioè aveva 5 carte, ha cambiato la stessa e quella che non doveva cambiare nella stessa carta che già avevamo. Preso. Vediamo. Ah, di nuovo loro. Però c'è una bilancia.
Quando vedi un nemico nuovo è sempre meglio provare a cosa potrebbe essere debole. Almeno vai sul sicuro. Dubito, che sia debole al ghiaccio. Dubito perché appunto aveva quello azzurro e quello lì rosso, quindi sarà sicuramente resistente sia al fuoco sia al ghiaccio. Ti sta bene. Madonna mia, se gli facevate un critico almeno lo utilizzavamo per ucciderli entrambi. Il critico nel momento in cui non serviva. Bravo. Complimenti, vabbè, almeno le carte le abbiamo ottenute. Allora, cambia in persona. Ma l'unica che non dovevi, vabbè, i soldi li avrei presi se non mi cambiavi quella lì. Perfetto. Allora, è una cosa sicuramente un pelo brutta, ma capisco anche il gioco. Ogni volta che sali di livello non ti ricarica la vita. Se l'avessero fatto ti avrebbe semplificato moltissimo le cose, ma capisco ovviamente il perché non l'abbiano fatto. Sono sicuro che prima della fine di sto dungeon le finisco le chiavi, sicuro.